Salve, sono Simone Brancozzi e benvenuto a questa mia presentazione di uno strumento straordinario, fortemente innovativo, che si chiama Cruscotto di controllo aziendale, che vedrai sarà una vera e propria rivoluzione nell'ambito della gestione dell'impresa. Troppo spesso si ritiene erroneamente che gli strumenti di controllo applicati all'azienda siano troppo costosi e quindi per le piccole e medie imprese sia impossibile innescare un processo di controllo all'interno dell'azienda. Quindi la finalità ultima del cruscotto di controllo è stata quella di creare un sistema di controllo, appunto, che sia semplice, che sia economico e soprattutto che sia efficace, quindi perfettamente adattabile alle piccole e medie imprese. Ovviamente lo è anche per le grandi imprese. Ora, la domanda che qualcuno si potrebbe porre è perché all'interno di un'azienda si deve avere per forza un sistema di controllo. Qualcuno potrebbe dire, ma noi abbiamo il bilancio, quindi possiamo controllare la nostra azienda dal bilancio. Se non che c'è un piccolo particolare, che i bilanci che vengono redatti a fini civilistici, ma anche i bilanci che vengono redatti a fini proprio del controllo, hanno purtroppo la caratteristica di essere lontani rispetto al momento in cui si è verificato il fatto atto aziendale. Quindi, per esempio, se noi dovessimo avere il primo trimestre del 2013, lo analizzeremo non durante il trimestre, quindi non durante i giorni del 2013, ma l'andremo ad analizzare bene che va forse a metà ad aprile, quando ormai sono passati più di 90 giorni della gestione del trimestre. Potremmo intervenire per fare delle correzioni soltanto dopo il 15 di aprile. Avere invece un sistema di controllo come il cruscotto di controllo, vedrete, ti permette di guidare l'azienda come proprio fosse una macchina, avere tutti gli indicatori vitali dell'azienda sotto controllo, ma non dopo, ma durante la vita, durante la strada che viene percorsa. Facendo un piccolo esempio, se tu controlli la tua azienda solo col bilancio, è come se guidi, oppure con il budget di gestione, molti fanno dei budget previsionali, è come se si sta guidando la macchina guardando lo specchietto retrovisore. Se si sta percorrendo un rettilineo, si suppone che davanti ci sia sempre un rettilineo, e invece arriva la prima curva e la macchina va dritta e va di sotto. Quindi questo era per sintetizzare quanto sia importante e fondamentale avere un cruscotto di controllo, quindi un sistema di controllo all'interno dell'azienda. Ti voglio dare tre motivazioni molto concrete per cui un'azienda, piccola o grande che sia, deve dotarsi di un sistema di controllo, in questo caso del nostro cruscotto di controllo. Il primo motivo: qual è il desiderio di ogni imprenditore? Qui ho dato alcuni suggerimenti: tenere sotto controllo la propria impresa con degli indicatori semplici, degli indicatori sintetici, in modo tale da passare il sabato e la domenica tranquillo. Prova a pensarci: quando è che uno perde la propria tranquillità? Non si è tranquilli quando non c'è la percezione del problema. Io ho davanti a me una situazione, diverse situazioni, e non riesco a percepirne lo stato attuale, la condizione, che cosa accadrà, che cosa devo fare per risolverle, quanto è grande il problema, un problema piccolo, un problema grande. Questo stato di incertezza, di mancanza di conoscenza, provoca stress e provoca tensione. Immagina invece quando sei tranquillo, quando hai la situazione sotto controllo. Se tu sapessi in ogni momento qual è la tua situazione, le singole situazioni che compongono il sistema aziendale, allora automaticamente, anche se queste situazioni sono sicuramente complicate, sono sicuramente problematiche, ma tu ne hai la percezione, cioè sai che il problema esiste. E nel momento in cui il problema esiste, puoi trovare anche una soluzione. È molto peggio invece quando non sai che il problema esiste, pensi che il problema esista, ma non sai qual è il problema e soprattutto non sapendo qual è il problema non lo puoi analizzare e quindi non puoi nemmeno capire da che cosa è generato il problema e quindi non puoi nemmeno sapere quali sono le leve che vanno ad eliminare il problema. Ma ancora, come fai a capire che dovresti fare qualcosa non solo per eliminare il problema, ma anche per migliorare la tua azienda? Se non hai strumenti informativi, ecco, tutto questo stato di cose, questa mancanza di conoscenza, dovuta in alcuni casi a mancanza di dati, ma in altri casi anche alla stragrande quantità di dati che non si riesce ad organizzare. Ecco, il cruscotto di controllo ha questa prima finalità. Qual
quella di farti avere tutto sotto controllo in un semplice foglio A4. Il secondo motivo per cui dovresti dotarti di un sistema di controllo, in particolare di un sistema di controllo basato sul nostro cruscotto di controllo, è quello che ci porta ad analizzare come l'azienda vada in crisi. Troverai nel mio account di Amazon, basta che digiti Simone Brancozzi, dei libri che ho scritto su questo aspetto, cioè su come l'azienda va in crisi. Vedendo queste slide possiamo dividere le fasi in cui la crisi progredisce in due stadi, il primo stadio e il secondo stadio. L'azienda ha un momento iniziale dove, diciamo così, si sviluppa in maniera armoniosa fino a raggiungere un massimo. Questo massimo generalmente è la maturità. Per varie ragioni, che sono a volte endogene e a volte esogene, comunque l'azienda ha raggiunto questo periodo di maturità. Se non riesce al suo interno a reinventarsi, a cambiarsi e quindi ad evolversi, inevitabilmente la maturità porta al declino. Il declino, quindi, iniziano a verificarsi le prime inefficienze, le prime perdite d'esercizio, e ancora, se non si riesce a intervenire in tempo, se non si riesce appunto ad avere le leve della gestione aziendale saldamente in mano, soprattutto conoscere quali sono le leve da manovrare, la crisi evolve e va verso la perdita appunto economica, verso l'insolvenza, quindi verso il secondo stadio. Quindi, che cosa ci fa concludere questo? Che quando la crisi non è esplicita, quindi quando non è che è latente, quindi quando non si concretizza in una perdita di esercizio, quindi quando non si oppure in un'insolvenza, quindi quando non si manifesta all'esterno, diventa difficile da capire e da comprendere. E quindi quando noi ci troviamo nella maturità, pensiamo che tutto vada bene. In realtà, in quei momenti si innescano le prime cause di crisi, generalmente le inefficienze, la mancanza di investimenti, la mancanza di nuove strategie, la mancanza di innovazione, la mancanza di formazione, la mancanza di controllo sul clima aziendale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quell'attività che sarebbe necessaria, vedete, ho chiamato attività di prevenzione, cioè prevenire il problema prima che il male si manifesti, quindi eliminare le cause della crisi, con i normali strumenti del bilancio, dell'analisi per indici e di tutti gli altri strumenti di analisi dell'azienda che ci sono a disposizione, è impossibile. Noi possiamo prevedere la crisi con l'analisi per indici solo perché la crisi già c'è, ma non possiamo prevenirla perché, ve l'ho spiegato prima, il bilancio ragiona su dati ex post, cioè su dati storici, su cose che già sono avvenute, quindi se la crisi c'è non può far altro che certificarla. Quello che invece sarebbe importantissimo fare è lavorare sulla prevenzione, cioè evitare che l'azienda raggiunga la sua maturità. Questo lo possiamo fare solo se possiamo intervenire in maniera preventiva, tenendo sotto controllo quotidianamente, non dopo 3 mesi o 4 mesi, le leve strategiche. Questa cosa è possibile farla con il cruscotto di controllo, che ci permette di intervenire prima che si verifichino le cause di crisi. Il terzo motivo per cui all'interno della tua azienda dovresti implementare un sistema di controllo basato sul controllo, sul cruscotto di controllo, è che gli attuali sistemi di controllo basati sugli indicatori di bilancio e sui sistemi di rating hanno molte problematiche. Per esempio, trascurano l'efficacia e la flessibilità, quindi sono soltanto indicatori basati sul bilancio e non hanno invece uno strumento che permetta di misurare la flessibilità e l'efficacia, che in momenti di crisi, in momenti di tensione, diventa determinante. Ora, come si fa a misurare con un indicatore di bilancio la flessibilità dell'azienda? Diventa impossibile. Inoltre, c'è una miopia rispetto alle prospettive di lungo periodo dell'azienda. L'azienda viene misurata nel breve periodo e questo è un grande problema, perché molto spesso le aziende raggiungono la maturità, ricordati il grafico precedente, e iniziano poi il decadimento perché nella fase di crescita non si sono preoccupati del futuro, quindi non hanno innovato, non hanno fatto formazione. Quindi come si fa a valutare da un indicatore di bilancio qual è la capacità dell'azienda di produrre, di rimanere sul mercato e quindi di non arrivare alla maturità e quindi di prosperare a lungo? Poi non c'è l'attenzione alla causa
per cui si è arrivato a quel risultato. Si guarda semplicemente il bilancio e non si sa perché è successo. E questo è un dato molto importante, perché non sapendo la causa non si riesce nemmeno a lavorarci, quindi ad estirparla. Inoltre, la cosa ancora grave è che c'è una scarsa, se non assoluta proprio, mancanza di valutazione delle componenti immateriali. Le piccole imprese, alla domanda, molto spesso mi fanno questa domanda: quanto vale un'azienda? Non si può rispondere, perché l'azienda non è fatta di beni materiali, anche, ma sono trascurabili. A volte c'è l'immobile, a volte ci sono i macchinari, ci sono i mobili, ma molto spesso, se l'azienda non è in funzione, il valore di questi beni materiali diventa veramente risibile, diventa ridicolo, spesso è anche negativo, perché c'è magari bisogno di smaltire o di mettere in norma l'azienda. L'azienda vale per quello che ha di intangibile. L'intangibilità è dovuta appunto al know-how, cioè alla capacità dell'impresa di creare prodotti, di innovare, di saper fare, la capacità di creare fatturato, quindi la sua clientela, quindi i marchi, i brevetti, in generale tutto quello che sostanzialmente gli economisti dicono in una parola avviamento. In realtà sono delle componenti che in bilancio non ci sono. Per cui, se io mi baso il rating della mia azienda, la valutazione della mia azienda, soltanto su dati di bilancio, trascuro tutti questi elementi immateriali. Inoltre, come faccio a valutare dagli indicatori di bilancio e di rating l'attenzione della mia azienda verso la clientela? Dal bilancio non riesco a capire se noi stiamo operando bene, stiamo operando male, stiamo fidelizzando la clientela, stiamo creando nuove marche, nuove aree di mercato. E l'attenzione alla clientela diventa un fattore straordinariamente determinante, perché affinché l'azienda non raggiunga mai la maturità. Se la mia azienda è capace di continuamente fidelizzare, allargare, mantenere, comunque creare una relazione stabile con i propri clienti e con il mercato, chiaramente la maturità sarà sempre lontana. Se invece questa capacità non c'è, sarà fortemente a rischio il futuro dell'azienda. Dal bilancio non si capisce se la mia azienda sta lavorando bene o no dal punto di vista delle esigenze della clientela. Con questa slide voglio farti fare un salto rivoluzionario nel considerare come è composta la tua azienda, cioè come l'azienda vive, come l'azienda si evolve. Quindi ti voglio invitare per un attimo a considerare che l'azienda non sia un coacervo di attivo, di passivo, di costi e di ricavi, ma che sia come un albero. Un albero che prima di tutto è piantato, ben piantato, su un terreno fertile. E qual è la condizione, gli elementi essenziali di un terreno fertile? Intanto la qualità delle risorse umane, le relazioni sociali che l'azienda ha all'interno del sistema socio-economico, la politica degli investimenti, le competenze tecnologiche, lo sviluppo delle risorse umane, le relazioni con i clienti, i flussi informativi, la conoscenza del mercato, la manutenzione. Ecco, questi sono, diciamo così, l'humus, quello su cui l'azienda, la pianta, va innescata. E il tronco sono i processi che poi portano l'azienda ad evolversi, a crescere e quindi a prosperare. I processi generalmente sono collegati all'attività di acquisto, produzione, amministrazione e vendita, cioè tutto quello che è collegato a questi quattro ambiti, a quello che i tecnici definiscono la gestione caratteristica dell'azienda, poi messi insieme l'acquisto, la produzione, l'amministrazione e la vendita determinano i ricavi, e i ricavi determinano poi, insieme contrapposti ai costi, determinano il risultato economico. Quindi i processi, vedete, si diramano sulle foglie, sui rami, e in base alla flessibilità, ai prodotti, alla qualità, alle consegne, alla soddisfazione del cliente, all'innovazione e ai costi che si determinano, c'è il frutto, che è il ricavo, che è contrapposto al costo mi dà il risultato economico. Ora, voi capite che per tenere sotto controllo un albero non c'è bisogno, se noi andiamo a analizzare il frutto o andiamo a analizzare l'analisi chimica del frutto e quindi magari vediamo che la pianta sta decadendo, è chiaro che la pianta ha già il male in sé. Quindi quello che questo fa il bilancio, perché il bilancio analizza la pianta quando è già prodotto il frutto. Quello che noi invece intendiamo fare con il cruscotto di controllo è quello di tenere sotto controllo
tutte queste variabili che voi vedete in questa slide, ma soprattutto di tenere sotto controllo in maniera semplice, cioè in poche determinate indicazioni. Questa è la finalità unica, ultima del cruscotto di controllo, la sua semplicità. La semplicità del cruscotto di controllo va però, attenzione, non va a discapito della sua efficacia, nel senso che pur essendo semplice mi misura esattamente ciò che c'è bisogno da misurare. Qui abbiamo alcuni esempi delle dimensioni dell'analisi che noi possiamo fare con il cruscotto di controllo. Allora possiamo ad esempio analizzare il valore economico dell'impresa, quanti risultati economici sto trascurando e qual è la loro qualità. Cioè l'utile è la sintesi del risultato economico, ma ad esempio c'è il margine di contribuzione, c'è il margine di contribuzione per famiglia di prodotto, c'è il margine di contribuzione per addetto. Sono molti risultati economici che poi alla fine vanno a determinare il risultato economico complessivo. L'ambiente competitivo, in che ambito competitivo mi sono posizionato e qual è la sua attrattività? Questo è un tipo di analisi che il cruscotto riusciamo a fare. Le unicità competitive, quali sono i miei vantaggi competitivi, quali sono le rigidità che io ho e che sono rilevanti nei confronti della competitività. Nei processi, quindi con quali processi generano dei vantaggi competitivi e quali sono invece i miei punti deboli, cioè i processi e quindi acquisto, produzione, amministrazione e vendita, laddove sono deboli. Le competenze strutturali, su quali competenze mi fondo per mantenere nel tempo le condizioni di vantaggio economico? Ecco, sono tutti tipi di analisi che voi non potete assolutamente fare se non inserite il cruscotto di controllo. Qualcuno di voi sicuramente starà pensando che questo cruscotto di controllo di cui vi sto parlando e di come questo cruscotto dia questi risultati straordinari possa essere un semplice giochino, possa essere frutto di risultati di tentativi empirici. Beh, in realtà il cruscotto di controllo che io vi sto presentando e che troverete come servizio all'interno di questa landing page ha dei fondamenti fortemente scientifici. Lo studio della Balanced Scorecard dei professori Kaplan e Norton che hanno fatto nel 1996 appunto il substrato su cui il cruscotto di controllo si basa. Quindi non ci siamo inventati nulla, questo è bene chiarito. Quello che abbiamo fatto, abbiamo cercato di costruire una balanced scorecard basata per le piccole imprese, quindi che abbia tutte le caratteristiche positive della BSC, così la chiameremo per evitare di farvi sentire ancora il mio pessimo inglese, basate sulla BSC, appunto, tutte le cose positive noi le abbiamo mantenute nel cruscotto di controllo e adattate per una piccola azienda, quindi adattate alle esigenze di economicità, alle esigenze di semplicità e alle esigenze appunto di estrema efficacia. Quindi Kaplan e Norton hanno creato questo sistema cercando di bilanciare all'interno appunto dello scorecard, quindi della mappa strategica, tutte le misure che poi vanno a influenzare il processo aziendale. Quindi la balascocchiata non è altro che una sintesi dell'albero che abbiamo visto prima, non è altro che una sintesi di tutta quanta dell'impresa. È molto importante perché è stato introdotto un concetto fondamentale che all'interno degli strumenti di controllo degli indici di performance, KPI, Key Performance Index, sentirete spesso parlare di questi KPI, KPI, ci sono dei KPI, quindi degli indicatori di performance basati sul bilancio, ma moltissimi indicatori di performance sono invece indicatori numerici, sono indicatori percentuali che non hanno nulla a che vedere con le valute, quindi con l'euro, con i dollari e con il bilancio, perché abbiamo sia delle misure interne che delle misure esterne. Appunto abbiamo delle misure finanziarie, quindi dei costi, dei ricavi, dei crediti, dei debiti, ma abbiamo anche delle misurazioni operative, quindi quante volte è successo che magari abbiamo avuto una non conformità in produzione, quante volte abbiamo avuto una contestazione, quante volte abbiamo avuto un litigio con i nostri dipendenti, quanti progetti di innovazione abbiamo all'interno dell'azienda. Quindi abbiamo una misurazione
e quindi abbiamo una commistione all'interno della BSC, all'interno del custodio di controllo, di misure finanziarie, di misure operative, cercando appunto di avere una visione bilanciata, quindi una visione di insieme, quindi per avere un'immagine appunto di sintesi dell'albero che costituisce la nostra azienda. Questa che vedete è la versione originale della BSC di Kaplan e Norton. Come potete vedere, l'azienda viene suddivisa in quattro prospettive, cioè in quattro segmenti. La prospettiva finanziaria, sostanzialmente dove vengono sintetizzati i costi, i ricavi, le entrate e le uscite, quindi la posizione finanziaria netta, l'analisi dell'utile, tutto quello che in grosso modo possiamo attingere da dati contabili. Poi a fianco abbiamo la prospettiva del cliente, quindi viene detto che l'azienda non è soltanto dati economici e finanziari, ma è fatta anche di relazioni e di attenzione all'orientamento al cliente. Dall'altra parte, vedete, abbiamo la prospettiva dei processi interni, cioè delle attività di acquisto, produzione, amministrazione e vendita. Quindi l'azienda si regge sull'efficienza e l'efficacia di ogni singolo processo che deve produrre un output superiore a quello che invece ha assorbito. L'ultimo, ma certamente e per quanto mi riguarda è il più importante, è la prospettiva dell'apprendimento e della crescita e dell'innovazione, cioè quanto l'azienda sta facendo in termini di formazione e in termini di innovazione. Come vedete, queste quattro aree, se volete questa suddivisione in quattro comparti dell'azienda, ha poi una visione e una strategia d'insieme che è appunto la sintesi di tutto quanto il sistema aziendale. Questa è stata la rivoluzione appunto della BSC ideata da Kaplan e Norton e che, ripeto, noi abbiamo cercato di trasfondere all'interno del nostro cruscotto di controllo. Volendola ancora di più schematizzare, vedete che la suddivisione delle quattro aree potrebbe essere, questo è un esempio di mappa strategica, potrebbe partire dalla motivazione dei colleghi, automatizzare la produzione, migliorare la relazione con il cliente, soddisfare i clienti e quindi aumentare i ricavi e ridurre i costi. Sostanzialmente la mappa strategica dell'azienda poi viene tradotta in indicatori di performance che vanno a comporre ognuno di loro poi tutto quanto il cruscotto aziendale. Chiaramente ogni azienda ha una sua autonoma mappa strategica, ogni azienda ha una sua peculiare mappa di indicatori strategici e quindi ogni azienda ha il suo cruscotto di controllo. Mi rendo conto che forse ti avrò annoiato con tutte queste indicazioni di ordine, diciamo così, teorico, poco pratiche, e quindi con molto piacere in anteprima ti presento in questa slide come funziona e come si presenta la sintesi del nostro cruscotto di controllo. Questa è la videata che l'imprenditore, che quindi anche l'analista, in questo caso il consulente, noi ci troviamo di fronte dopo che abbiamo elaborato, abbiamo collegato il cruscotto di controllo con tutte le misurazioni all'interno dell'azienda. Come vedete, avete nella parte sinistra del cruscotto avete l'area finanziaria, sotto c'è l'orientamento al cliente, i processi interni e la prospettiva della formazione e dell'apprendimento e dell'innovazione. Vedete, è facilmente leggibile l'indicatore che sta qualcuno sulla zona verde, altri sulla zona gialla, altri sulla zona rossa, e quindi già da un punto di vista visivo, ed ecco l'efficacia e la semplicità dello strumento, riesce l'imprenditore a dire: guarda che in questo caso sei a posto nella prospettiva finanziaria, iniziamo ad avere qualche problema sull'orientamento al cliente, stiamo in linea con gli obiettivi nella parte dei processi di acquisto, produzione e vendita, non stiamo facendo quello che dovremmo invece nella parte della prospettiva della crescita e dell'innovazione. Poi, se voglio aumentare il grado di analisi, vado ad analizzare, vedremo poi come si compone, le singole aree che compongono, i singoli indicatori che compongono le aree, le varie prospettive. E quindi vado ad analizzare all'interno delle singole aree che compongono la visione strategica quali sono gli indicatori che mi hanno determinato quel risultato. E analizzando gli indicatori posso trovare anche le cause e le soluzioni per migliorare o per attenuare i risultati non in linea.
In questa slide potete vedere come viene costruito il cruscotto di controllo. Le quattro aree, l'economico-finanziaria, i clienti, i processi interni, l'apprendimento e sviluppo, vengono suddivisi in delle KPI, che sarebbero le Key Performance Area, sarebbero sostanzialmente delle sottomappe strategiche, delle sottoaree che vanno poi a determinare il risultato della prospettiva generale. Chiaramente le tre, in questo caso l'economico-finanziario, ne abbiamo messe tre, ne potremmo mettere quattro. Qui c'è tutto un discorso da fare sul fatto che mettere troppi elementi poi va a discriminare poco. Quindi in questo caso ne metteremo tre, in altri casi forse quattro, cinque difficilmente. Hanno dei pesi diversi, per esempio la KPI 1 potrebbe pesare per il 30%, la KPI 2 potrebbe pesare per un altro 20% e la terza potrebbe pesare per il restante 50%. Le KPI, la KPA tradotto, sono a loro volta influenzati e determinati dai KPI, cioè dai Key Performance Index, dagli indicatori di performance. Quindi, non lo so, ad esempio, e la KPI area 1 può essere, diciamo così, determinata e influenzata da tre indicatori di performance. A loro volta questi tre indicatori di performance hanno dei pesi diversi, quindi magari uno peserà il 30%, un altro peserà il 40%, e infine un ultimo peserà il 30%. E in base, se io metto un indicatore, ad esempio, che deve raggiungere 100, dico una somma, l'indicatore è a 80, significa che siamo al 20% lontano dall'obiettivo. Quindi questo scostamento negativo peserà, se la KPI index pesa per il 30%, peserà per il 30% in maniera negativa sulla KPI area, che a sua volta influenzerà la prospettiva economico-finanziaria. Quindi c'è questo, diciamo così, processo di diramazione del problema, e quindi vedo il problema, lo analizzo fino ad andare a trovare proprio l'origine di quello scostamento, che altrimenti non sarebbe individuabile. Avrete certamente capito che, per quanto possa essere semplice la lettura e possa essere intellegibile la lettura, appunto, di un indicatore che va dal rosso al giallo al verde, avete capito che per poter costruire il cruscotto di controllo, per poter cercare di tradurre in misurazione effettiva tutta la complessità dell'azienda, c'è bisogno di un grande processo di consulenza e di analisi. E per questo ci proponiamo noi, che riusciamo a prendere l'azienda, scomporla, evidenziare quali sono le aree pericolose, quali sono le aree da misurare, creare l'indicatore, creare il KPI, quindi l'indicatore di performance, e metterlo all'interno del cruscotto. Quindi diventa determinante saper costruire gli indicatori di performance, quelli che in questa slide sono KPI, cioè KPI. Quindi l'esperienza del consulente, l'abilità dell'imprenditore nel dire come facciamo a misurare l'efficienza, ad esempio, come facciamo a misurare la bontà del processo produttivo, eccetera, eccetera, diventano determinanti. Il secondo step per poter creare il KPI è di attribuirgli un peso, cioè se devo misurare ad esempio l'aumento della redditività, quanto pesa il KPI margine di contribuzione mensile? Ecco, magari io per misurare, per tenere sotto controllo la mia azienda dal punto di vista economico e sapere se sta guadagnando o sta rimettendo, noi spesso usiamo il margine di contribuzione. Margine di contribuzione per giornaliero, mensile, semestrale, a seconda dei casi, no? Ora, quanto pesa insieme agli altri indicatori all'interno della redditività dell'azienda il margine di contribuzione? Spesso, ecco, siccome dal mio punto di vista ha una rilevanza importante, do sempre un peso del 50%. Cioè, insieme agli altri indicatori, comunque il margine di contribuzione nel determinare la redditività dell'aziendale pesa per il 50%, gli altri invece sono peseranno in maniera inferiore. Ma pesa rispetto a che cosa? Ecco, pesa rispetto a un obiettivo, quindi noi ci diamo ad esempio nel margine di contribuzione di avere un margine di contribuzione, dico una somma, di 7.000 euro al giorno. Se raggiungo 7.000 euro, ovviamente l'indicatore segnerà verde. Se raggiungo 6.000 euro segnerà giallo. Se raggiungo anche qui nel determinare se il verde o il giallo o il rosso, ci possiamo mettere d'accordo. Molti dicono: no, come è sotto l'obiettivo, voglio che segni subito rosso.
come invece è nell'obiettivo che si avvicina a segnare. Questo è un problema che andrà appurato in loco con l'imprenditore. Però ecco, dicevo, si deve determinare un obiettivo, perché se l'obiettivo diventa impossibile da raggiungere, l'indicatore sarà sempre rosso. Se l'obiettivo non è misurabile, l'indicatore sarà sempre rosso. Se non è accessibile, quindi io non riesco a misurarlo, non riesco a misurare l'obiettivo, anche qui avremo problemi. E inoltre deve essere un obiettivo che possiamo misurare subito, in poco tempo. Ecco, quindi quando noi per ogni KPI abbiamo stabilito il peso, dobbiamo stabilire anche l'obiettivo rispetto a questo indicatore di performance, seguendo la logica SMART, cioè specifico, l'obiettivo deve essere specifico, misurabile, accessibile, realistico e deve tenere in considerazione il tempo. Ora ti voglio far fare insieme a me un percorso all'interno del mio lavoro, cioè ti voglio portare per mano nel mentre io vado a costruire un cruscotto di controllo. Questo ad esempio è un cruscotto di controllo per quanto riguarda la prospettiva della redditività di un'azienda di produzione di beni, cioè dobbiamo analizzare la parte della prospettiva economico-finanziaria e quindi dobbiamo tenere sotto controllo sia il reddito che la parte finanziaria. All'interno dell'area della prospettiva economico-finanziaria ho individuato tre aree che sono, quindi tre obiettivi, che sono aumentare la redditività, l'equilibrio finanziario e il punteggio di rating. Quindi l'obiettivo è quello di tenere sotto controllo, quindi l'utile, di tenere sotto controllo la posizione finanziaria netta, quindi l'equilibrio finanziario, quindi la correlazione sia quantitativa che anche temporale delle fonti e degli impieghi, e il punteggio di rating. Per misurare l'area della redditività dell'aumentare di abbiamo usato 4 indici, 4 KPI, che è il margine di contribuzione settimanale, che pesa per il 20%, il margine di contribuzione mensile, che pesa il 30%, gli ordini in portafoglio, o meglio qui è scritto male, ma sono i margini di contribuzione, gli ordini in portafoglio che pesa per il 40%, e inoltre la riduzione dei costi fissi, cioè io voglio misurare, quindi ho stabilito che in questa azienda l'aumento della redditività viene controllato col margine di contribuzione, sia della produzione effettuata che della produzione in portafoglio. E in più, e viene misurato anche con la riduzione dei costi fissi, quindi se io ho attenzione ad aumentare la redditività devo operare sulla riduzione dei costi fissi. Quindi se i costi fissi si riducono l'indicatore segnerà verde, ovviamente se non si riducono segnerà rosso, quindi vado a misurare se sto lavorando, e questo pesa per il 10%. Vedete che il totale dei pesi dell'obiettivo è 100. L'equilibrio finanziario, anche qui abbiamo introdotto 6 indicatori che sono il saldo di cassa a 30 giorni, il saldo di cassa a 60 giorni, il saldo di cassa a 90 giorni, questi pesano rispettivamente 20, 15 e 5, poi abbiamo introdotto la posizione finanziaria netta, cioè il margine di tesoreria che pesa per il 20%, il magazzino, perché in questa azienda il magazzino assorbe risorse, quindi è un valore che devo tenere sotto controllo, e la percentuale degli insoluti rispetto al fatturato, perché queste ovviamente le mancate riscossioni vanno a generare tensioni all'interno dell'azienda. Vedete anche qui che il totale degli indicatori fa 100. Il punteggio di rating invece, abbiamo introdotto il nostro sistema di rating che abbiamo noi in studio, che abbiamo lavorato noi in studio, e questo punteggio dà un numero e il numero deve essere mai inferiore a un certo valore, altrimenti l'indicatore squilibra. A questo punto dobbiamo attribuire anche dei valori alle KPI, quindi l'aumentare della redditività e l'equilibrio finanziario, qui non c'è, ve lo dico io, pesano per il 40%, mentre il punteggio di rating pesa per il 20%, quindi abbiamo 40, 40, 20. Forse la prima prospettiva che abbiamo costruito ti sembrerà facile perché ha molta attinenza con l'analisi degli indici economici, anche se quelli che abbiamo utilizzato, il margine di contribuzione, il saldo per cassa, sono degli indici non ex post, ma sono degli indici che si vanno a costruire giornalmente, quotidianamente. Ora vi presento la costruzione di un cruscotto per quanto riguarda la misurazione della prospettiva del cliente.
Qui abbiamo individuato tre aree strategiche che sono il commissionato, ossia gli ordini che l'azienda ha in portafoglio, la soddisfazione del cliente e le attività di web marketing. E vedete che abbiamo messo questi pesi, la prima area, cioè il commissionato, quindi il fatturato, pesa per il 45%, la soddisfazione del cliente pesa il 35% e invece il web marketing pesa il 20%. Andiamo a vedere all'interno delle singole KPI cosa abbiamo fatto. Allora, il commissionato l'abbiamo diviso in 5 indicatori. I contratti chiusi su preventivi elaborati, perché c'è un problema in azienda che si chiudono pochi contratti rispetto ai preventivi somministrati, per cui diventa fondamentale porsi un obiettivo, analizzare il dato e cercare di far aumentare la percentuale dei contratti chiusi rispetto ai preventivi elaborati. Voi capite che questi dati in bilancio non ce l'avete. Se riusciamo su 100 preventivi a portarne a casa 10 invece che 2, chiaramente avremo determinato un incremento del fatturato, e questo vi fa capire quanto sia importante appunto avere uno strumento che lo misuri. Un altro elemento sono il numero di commesse preventivate, perché un calo delle richieste di preventivi significa che c'è una scarsa attenzione sul mercato da parte degli agenti e da parte dei nostri clienti, qualora fossero dei rivenditori ad esempio. Quindi devo monitorare attentamente qual è la quantità di richieste di preventivi che mi giungono, perché un calo di richieste significa poca attenzione sul mercato. Poi il margine di contribuzione sul mensile commissionato è fondamentale, perché mi dice se stiamo producendo dei preventivi e quindi concludendo dei preventivi che hanno un utile, oppure dei preventivi che invece debbono avere magari dei prezzi più elevati perché il margine è troppo poco. Quindi anche il margine mensile, non solo quello settimanale. L'ultimo indicatore è il commissionato B2C. Un obiettivo che l'azienda si è data è quello di aumentare il fatturato verso i consumatori finali. Attualmente il 100% del fatturato è B2B, cioè è rivolto a aziende, a grossisti. Quello che si vuole fare è cercare di creare una nuova area di mercato verso i consumatori. Come vedete, il peso è 30% per i contratti chiusi sui preventivi, perché per me quello è l'elemento più importante. Il numero di commesse è il 20%, il margine di contribuzione complessivamente fra tutte e due pesa il 40%, e il 10% sono il commissionato e il B2C. Il secondo elemento è la soddisfazione del cliente, quindi numero di lamentele dal distributore, perché come clienti noi abbiamo dei distributori che a loro volta rivendono dei clienti finali. Quindi andiamo a misurare le lamentele che arrivano direttamente dal distributore, ma misuriamo anche le lamentele che vengono dal consumatore finale, complessivamente un quarto. Poi ci siamo inventati questo indicatore, che è il numero di clienti che è maggiore di 5.000 euro che abbiamo in 6 mesi. Perché questo? Se abbiamo un decremento degli ordini, diciamo così, più grandi, intendendo per grande maggiore di 5.000 euro, è evidente che chi si rivolge a noi ci si rivolge soltanto come ruota di scorta, cioè perché magari deve mettere un prodotto implementato rispetto a un'installazione già fatta, e comunque non siamo per loro un'azienda importante. Chi invece ci considera importante tende a concentrare gli ordini su di noi e quindi ad avere un peso più ampio. Quindi avere pochi clienti con pochi ordini, o meglio, avere una diminuzione dei clienti con ordini superiori a 5.000 euro, secondo noi è un potenziale rischio che va misurato. Poi, questa azienda è un'azienda storica che sul mercato raccoglie molta soddisfazione da parte dei clienti. Per noi è strategico in questo momento, dato che anche l'azienda ha un'attività di web marketing molto efficace, raccogliere le testimonianze. Cioè raccogliere i feedback da parte di clienti passati che magari hanno installato questo prodotto 10 anni fa e oggi sono disposti a testimoniare la loro soddisfazione a 10 anni di distanza. Voi capite che è un messaggio fondamentale. In azienda c'è una scarsissima attenzione a raccogliere queste testimonianze, che invece hanno un valore commerciale inestimabile, e quindi abbiamo piazzato l'indicatore. Piazzando l'indicatore ovviamente collegheremo anche la responsabilità di andare a tracciare chi e perché non raccoglie le testimonianze, quindi
Vedete che l'indicatore serve anche come leva manageriale per stimolare chi magari è poco sensibile oppure è restio, è poco restio a fare questi tipi di attività strategiche, perché non hanno un impatto immediato, raccogliere una testimonianza non ha un impatto immediato, ma ha un impatto strategico. Ecco, l'ultimo elemento che pesa per il 20% è il web marketing, e abbiamo diviso in quattro sottoindicatori, in quattro KPI, il numero di contenuti pubblicati nei forum, nei social, nel sito, il numero di contatti ricevuti sul sito web, l'incremento delle mail raccolte nel database, quindi andiamo a misurare se c'è un determinato incremento, in questo caso mi sembra che l'obiettivo è il 2% rispetto al numero precedente, quindi andiamo ad accertarci che l'azienda raccolga email e quindi sia in grado sempre di comunicare a più persone possibili, e poi il numero di richieste che provengono direttamente dal sistema di web marketing. Ecco, questo è in piccolo, abbiamo costruito il nostro cruscotto di controllo a livello teorico. Andiamo a vedere adesso come questo cruscotto di controllo si rappresenta proprio in maniera visiva, come lo vedremo noi dal punto di vista dell'imprenditore. Questo che vedete è il cruscotto della prospettiva finanziaria che abbiamo costruito insieme. Vedete che la prospettiva finanziaria, l'indicatore generale è posizionato fra il rosso e il giallo, in questo caso si segnala giallo quello che è dal 100%, cioè dall'avere l'obiettivo raggiunto fino all'85%, quindi con uno scostamento del 15% dall'aver ottenuto il risultato ci segnala giallo, sotto l'85% ci dà rosso. Vedete che noi abbiamo delle tre aree, che era l'aumentare la redditività, l'equilibrio finanziario e il punteggio di rating, che pesano 30, 40, 30. Noi abbiamo che l'aumento della redditività è al 73,4, quindi siamo lontani al 16% dell'obiettivo. L'equilibrio finanziario 79, quindi siamo lontani, 26% dell'obiettivo, 79 siamo lontani 21% dell'obiettivo, mentre va proprio malissimo il rating. Se vogliamo vedere che cosa ha determinato quel 73,14% e quindi il giallo dell'aumento della redditività, andiamo a vedere i KPI che compongono quell'area, che erano, vi ricordate, il margine di contribuzione settimanale, il margine di contribuzione mensile, gli ordini di portafoglio e la riduzione dei costi fissi. Ecco, per quanto riguarda i primi due, il target era, vedete, c'è il target è 37.500, il reale è 29.351, quello settimanale. Il target mensile era 450.000 euro di margine e invece abbiamo raggiunto soltanto 333.000 euro. Gli ordini in portafoglio dovevano essere 500.000, invece sono 443.000 euro. Questo è importante perché avere ordini in portafoglio sufficienti significa avere possibilità anche di fare economie di scala e quindi di programmare meglio la produzione. Sulla riduzione dei costi fissi non c'è niente, non abbiamo lavorato, per cui l'indicatore è rosso. Complessivamente, vedete, l'indicatore della parte finanziaria è posizionato a metà proprio fra il rosso e il giallo e dipende appunto da questo agglomerato. Quindi abbiamo stabilito che abbiamo poco margine di contribuzione, quindi si produce poco. Gli ordini in portafoglio tutto sommato stiamo andando bene, ma non stiamo facendo nulla per ridurre i costi fissi. Complessivamente, ovviamente, la redditività non può aumentare, siamo al 74%. Andando nella seconda area della prospettiva finanziaria, cioè l'equilibrio finanziario, che sta al 79% e influisce per il 40%, vedete che questo dipendeva da 6 KPI, il saldo di cassa a 30 giorni, che è nell'obiettivo, il saldo di cassa a scadenza, che vedete è in giallo, 74%, il saldo di cassa a 90 giorni, poi la posizione finanziaria netta, molto bene, siamo al di là dell'obiettivo, il valore di magazzino invece è fortemente fuori obiettivo, quindi ci segnala un giallo, e la percentuale degli insoluti, che anche qui siamo in giallo, perché dovevamo avere, vedete, il real sarebbe il valore reale, dovevamo avere un valore del 10% come obiettivo target e invece abbiamo un valore del 13%, quindi siamo totalmente fuori. Ecco, anche qui possiamo capire che l'equilibrio finanziario, abbiamo dei problemi per quanto riguarda
l'aumento del magazzino. Quindi la sintesi è che c'è stato un incremento del magazzino che sta generando una tensione soprattutto per quanto riguarda le prossime scadenze a 60 giorni e quelle a 90 giorni, quindi, ma non la create a breve. E in più c'è anche da tenere sotto controllo la percentuale degli insoluti. Passiamo ora all'area della soddisfazione del cliente. Come vedete abbiamo individuato, sempre recependo e quindi tenendo presente l'analisi che avete visto prima, che abbiamo fatto insieme, quindi in serie di analisi abbiamo costruito sulla carta il cruscotto e poi l'abbiamo adattato al programma. Dicevo, l'area dell'orientamento al cliente è stata suddivisa in tre aree: il commissionato, la soddisfazione del cliente e il web marketing. Il commissionato pesa per il 40%, la soddisfazione del cliente per 30% e il web marketing per 30%. Il commissionato, avevamo messo il numero di contratti chiusi per preventivi lavorati e vedete che qui siamo leggermente sotto l'obiettivo. L'obiettivo era 10 contratti chiusi per 100 preventivi lavorati, siamo a 7,4, quindi ci stiamo avvicinando, però ci dà giallo. I numeri di preventivi effettuati, l'obiettivo era 600, siamo a 504, quindi anche qui è giallo. Poi gli indicatori di margine di contribuzione settimanale commissionato sono ampiamente verdi, quindi significa che il rapporto, in particolare la marginalità dei prodotti venduti e quindi la marginalità dei singoli contratti, è soddisfacente e in linea con gli obiettivi. E in più c'è l'ultimo indicatore che ci dice che abbiamo superato, siamo all'11%, le commesse presso il consumatore finale. Tuttavia, come vedete, benché questa prima KPI del commissionato sia verde, perché siamo in prossimità, qualcuno obiettivo raggiunto, altri in prossimità, l'indicatore complessivo customers, quindi dell'area della prospettiva del cliente, è il rosso. Perché? Perché le altre due, della soddisfazione del cliente e del web marketing, non sono soddisfacenti. Quindi, se dal punto di vista dell'incremento del fatturato e degli ordini in portafoglio abbiamo lavorato bene, non si può dire altrettanto della soddisfazione del cliente e del web marketing. Vi risparmio l'analisi della soddisfazione del cliente e del web marketing, che segue le stesse logiche della KPI. Ecco, un altro esempio, ve li sto mettendo là proprio per farvi capire la logica, non per analizzarlo tutto, ci vorrebbe troppo tempo, è la prospettiva dei processi interni. Qui abbiamo messo tre processi, che sono la produzione, l'approvvigionamento e la logistica. Quindi non abbiamo messo ad esempio l'amministrazione, non abbiamo messo ad esempio la vendita, perché riteniamo di averle ben misurati sulle altre prospettive. In questo caso vedete che l'indicatore generale è posizionato dalla parte del giallo, perché due aree su tre sono in verde e una è profondamente in rosso, quella dell'approvvigionamento. Ve lo dico in anteprima, l'approvvigionamento, perché ci sono stati molti ritardi da parte dei fornitori. Un KPI dell'approvvigionamento era misurare quante consegne in ritardo fanno i fornitori, quindi si è andati troppo in là e quindi troppe commesse consegnate con ritardo da parte dei fornitori ha portato l'indicatore dell'approvvigionamento sul rosso. Volendo analizzare invece quello della produzione, il margine di contribuzione settimanale per addetto. Ora, nella produzione noi abbiamo cercato di individuare un indice che ci desse l'efficienza produttiva. Siccome il margine di contribuzione per addetto, anche il margine di contribuzione, insomma, calcolato in modo così, per così dire, grossolano, nel senso che non sia anche preciso, potrebbe essere un valore di benchmark, cioè potremmo noi prendere dai bilanci dei nostri concorrenti un margine di contribuzione di primo livello molto grezzo, dividerlo per il numero degli addetti e potremmo avere per ogni addetto un margine di contribuzione unitario che può essere paragonato. Quindi da un lato abbiamo un elemento di riscontro con quello che fanno i concorrenti, dall'altro abbiamo un elemento per valutare, ad esempio, se i nostri operai hanno lavorato poco o tanto, ma soprattutto se chi organizza la produzione, quindi il responsabile del personale, ha utilizzato bene o male le risorse, perché se il margine di contribuzione per addetto scende, significa che potevo utilizzare meno risorse, ad esempio in sotto cassa integrazione, che è una situazione in questo periodo molto diffusa, bisogna stare molto attenti
nel calibrare il numero di risorse impiegate, perché si tratta di risorse perse. Ora, con questo semplice indicatore, margine di contribuzione per addetto, riesco a fare tutte queste cose, ad avere un benchmark nei confronti dei concorrenti per vedere se sono più o meno efficace, a vedere se i miei operai producono di più in un giorno o meno un altro giorno, e a controllare il mio responsabile del personale se ha organizzato bene o meno la produzione. Poi abbiamo messo la non conformità interna sui prodotti versati, cioè sui prodotti ultimati, e vedete che avevamo avuto a obiettivo il 5%, cioè su 100 prodotti realizzati almeno massimo 5 non conformità. In questo caso ne abbiamo avute soltanto 1,8, quindi noi abbiamo raggiunto l'obiettivo. Nel primo caso, margine di contribuzione settimanale, abbiamo messo una tolleranza, quindi non ci mettiamo verde soltanto quando raggiungiamo l'obiettivo, ma quando superiamo un certo limite, e quindi anche qui l'indicatore mi dà un segnale verde. Complessivamente però la logistica è anch'essa verde, ma l'approvvigionamento, come dicevo prima, per i ritardi dei fornitori è rosso. Complessivamente l'indice mi segnala che ci sono dei problemi, cioè che devo prestare attenzione. In questo caso l'attenzione va prestata sull'attenzione nei confronti delle consegne effettuate dai fornitori. Questo che vi propongo è l'ultimo esempio di costruzione del cruscotto, che riguarda la prospettiva della formazione e dell'innovazione. In particolare l'abbiamo divisa in tre: il clima aziendale, la formazione e l'innovazione. Questo che vedete sono i KPI dell'area KPI dell'innovazione, e abbiamo sintetizzato l'innovazione come sintesi appunto del numero di miglioramenti di processo. Ci siamo messi come obiettivo 4 miglioramenti mensili di processo, ne abbiamo fatti 0, quindi indicatore rosso. Numero di miglioramenti sul prodotto, quindi l'aumento delle performance, il packaging, eccetera, eccetera, un miglioramento al mese, ne abbiamo fatti 0. E abbiamo introdotto anche l'ultimo indicatore, un nuovo prodotto concepito, pensato, quindi non realizzato, ma almeno un progetto di un nuovo prodotto al mese, e invece ne abbiamo fatti 2, quindi siamo sopra l'obiettivo. Come vedete, questi pesano 30, 30, 40, e complessivamente abbiamo, siccome i primi due sono proprio totalmente fuori obiettivo, non abbiamo fatto attività né sul miglioramento di processo né sul miglioramento di prodotto, pur avendo avuto nuovi prodotti, influisce per il 40%. Sul clima aziendale non si vede, ve lo risparmio, ma come indicatori, ad esempio, abbiamo messo il numero di consigli ricevuti dai dipendenti, perché se uno consiglia significa che è fortemente motivato alle vicende aziendali. Abbiamo messo ad esempio il numero di litigi, di contrasti che sorgono tra dipendenti e tra imprenditore e dipendenti. Complessivamente questa azienda ha grossi problemi nell'area strategica della formazione e dell'innovazione. Ecco, io vi saluto sperando di non avervi annoiato. Qui in questa landing page, su questo sito, trovate tutte le informazioni. Contattateci gratuitamente, vi daremo tutte le informazioni necessarie, e buon lavoro a tutti, sperando di installare presso la vostra azienda il nostro cruscotto di controllo.